questa sera vorrei preparare un'ottima crostata che ho assaggiato da mia mamma e mi ha dato lei la ricetta. È fatta con amaretti e mandorle, è una ricetta molto semplice con la pasta frolla che faremo a mano. E appunto utilizzeremo 100 g di amaretti, 100 g di mandorle e la ricotta per la farcia. Andiamo subito a vedere gli ingredienti che ci occorrono. Avremo quindi bisogno di 300 g di farina, un uovo per la pasta frolla, 120 g di zucchero, mezza bustina di lievito e un po' di sale e il 100 g di burro. Dopodiché per la farcia avremo bisogno di 100 g di mandorle con 4 cucchiai di zucchero, circa 60 g, 100 g di amaretti tritati a farina, un uovo e 250 g di ricotta. Possiamo subito iniziare la nostra torta, la nostra crostata, preparando la pasta frolla. Quindi ho già preparato la mia farina nella terrina, andrò ad aggiungere al centro i 120 g di zucchero, rompo l'uovo e quindi andrò a formare dapprima una cremina interna tra uovo e zucchero e nei bordi aggiungiamo il burro e impastiamo. Ok, possiamo preparare appunto la nostra frolla. Sbattiamo l'uovo con lo zucchero, aggiungiamoci una presa di sale e dopodiché andremo a impastare, una volta ottenuto la cremina interna tra uovo e zucchero, andremo ad aggiungere i tocchetti di burro sulla farina e procederemo con l'impasto a mano del tutto. L'importante è fare in modo che il burro prima entri in contatto con la farina e poi un po' alla volta incorporiamo anche zucchero e uovo. Questo tipo di crostata non ha bisogno del riposo in frigo, la pasta frolla non necessita del riposo in frigo, quindi una volta che avremo preparato la pasta potremo andare a stenderla, faremo il nostro ripieno e sarà pronta da infornare. Abbiamo ottenuto il nostro bel panetto di pasta frolla, possiamo già andarlo a stendere per preparare la base della nostra crostata. Prendiamo quindi un foglio di carta da forno, mettiamo un po' di farina, prendiamo circa i 2/3 della pasta frolla e lo stendiamo piano sul foglio di carta da forno in modo da preparare la base. Benissimo, a questo punto possiamo già passare la frolla nella nostra tortiera. Rimane piuttosto friabile, è una caratteristica di questa torta qui, che appunto la frolla è molto morbida e la crostata è molto friabile. Tra l'altro il gusto, in effetti, se volete potete anche metterci un po' di liquore di amaretto se volete esaltare il gusto dolce amaro di amaretti e mandorle, ma effettivamente è una non la definirei una sbrisolona, ma è quasi simile. Allora, adesso preparata la nostra base, possiamo andare subito a preparare il ripieno prendendo le mandorle, a cui ho aggiunto circa 60 g di zucchero, lo vado a macinarle insieme allo zucchero. A questo punto abbiamo le nostre mandorle tritate
con lo zucchero, le versiamo dentro la ciotola. Intanto ricordatevi di preriscaldare il forno a 180 gradi. Aggiungiamo i 100 g di amaretti sbriciolati, la nostra ricotta 250 g e l'uovo. Io ci aggiungo anche un po' di rum perché secondo me gli dà un gusto in più. Poi valutate voi, potete sbizzarrirvi. A questo punto, una volta messi insieme tutti gli ingredienti, possiamo andare a mescolare bene e a formare la nostra crema di ripieno. Ecco, in pochissimo tempo la nostra bellissima crema e profumatissima crema di mandorle e amaretti è pronta. Possiamo versarla direttamente all'interno della base di frolla e dopodiché andremo a completarla molto facilmente e velocemente, direi, sbriciolando la rimanente terzo di pasta frolla. Prendiamo il nostro terzo di pasta frolla, andiamo piano piano, sarà molto facile perché appunto non avendola messa in frigo rimane proprio la classica pasta frolla friabile. E quindi andiamo a sbriciolarla bene sopra la crema e poi possiamo subito metterla in forno nella parte medio-bassa del forno, ventilato a 180 gradi per circa 45 minuti.